magri e famelici. Abbiamo notizie. Da quanto tempo sono partiti? Quasi 2 anni. Combatteranno, generale. Lo sapremo molto presto. Tu lo capiresti, Quinto. Io lo capirei. Dobbiamo portare a termine vittoriosamente questa battaglia. Dopodiché, il mio unico desiderio è quello di tornare a casa. La mia famiglia è da molto che mi aspetta. Sarà fatto, generale. Forza e onore. A 3 settimane da oggi io mieterò il mio raccolto. Immaginate dove vorrete essere, perché così sarà. Serrate i ranghi, seguitemi. Se vi ritroverete soli a cavalcare su verdi praterie con il sole sulla faccia, non preoccupatevi troppo, perché sarete nei campi elisi e sarete già morti. Fratelli, ciò che facciamo in vita riecheggia nell'eternità. Al mio segnale, scatenate l'inferno. Non credo ci sia mai stato un gladiatore che combatte come te. Quando questo giovane insiste nel dire che sei Ettore, il re di vivo, o era Ercole? Perché il nostro eroe non si rivela e ci dice il suo nome? Perché tu hai un nome. Mi chiamano gladiatore. Come osi voltare le spalle a me? Schiavo, ti toglierai l'elmo e mi dirai il tuo nome. Mi chiamo Massimo Decimo Meridio, comandante dell'esercito del Nord, generale delle legioni Fenix, servo leale dell'unico vero imperatore Marco Aurelio, padre di un figlio assassinato, marito di una moglie uccisa. E avrò la mia vendetta in questa vita o nell'altra. Armatevi!
ti acclamano. Un generale che diventa schiavo. Uno schiavo che diventa gladiatore. O un gladiatore che sfida l'imperatore. Una storia che colpisce. Adesso il popolo vuole sapere come va a finire. Soltanto una morte gloriosa mi soddisferà. E cosa c'è di più glorioso che sfidare l'imperatore nella grande arena? Tu combatteresti contro di me. Perché no? Pensi che io abbia paura? Credo che tu abbia avuto paura per tutta la vita. A differenza di Massimo l'Invincibile, colui che non conosce paura. Conoscevo un uomo che una volta disse: la morte sorride a tutti. Un uomo non può far altro che sorridere e rimando. Mi chiedo se il tuo amico ha sorriso alla sua morte. Dovresti saperlo. Era tuo padre. Tu amavi mio padre. Lo so. Ma lo amavo anch'io. Questo ci rende più fratelli. Non è così? Sorridi per me ora, fratello. No. Mettiti l'armatura e copri la ferita. Roma vale la vita di un uomo giusto? Noi lo credevamo una volta. Fa che possiamo crederlo ancora. Era un soldato di Roma. Onoratelo.
Grandissimo, meraviglioso, uno sfondo straordinario. Grazie a voi tutti, ragazzi, grazie per aver messo tanto entusiasmo,
tanta gioia, tanto divertimento anche, ma tanta, tanta serietà. Un applauso ancora a tutti loro. Bravissimi. Bravi, bravi, bravi. Bravi davvero. Complimenti. Complimenti a tutti. Volevo, prima dei festeggiamenti, innanzitutto ringraziare Graziella. Omaggio floreale, grazie mille, sei sempre stupenda e veramente arricchisci il mio spettacolo, grazie. E poi volevo dare questa targa a Salvatore Giardina per tutta la sua collaborazione e ringraziare, possono entrare tutti i ragazzi che hanno dato la loro collaborazione, tra l'altro con impegno, perché veramente ci hanno aiutato anche nelle scenografie, sono stati veramente preziosi. Io volevo leggere: in segno di riconoscenza e gratitudine per aver messo a disposizione del saggio di danza le sue abilità interpretative, la sua preparazione artistica, a Salvatore Giardina. Grazie a tutti.